Innanzitutto ringrazio Andrea Di Stefano per l'introduzione, ringrazio gli speaker che, autorevoli che abbiamo qui per aver accettato appunto di partecipare a questo convegno che per noi è estremamente importante. Chiaramente ringrazio tutti quelli presenti per essere qui. Il momento è molto importante per noi, abbiamo un cambio di marchio che ha tanti significati. È un cambio di marchio che è un punto importante in quanto dopo tantissimi anni, dopo 25 anni che avevamo un marchio che ha una storia che viene da lontano, si riaggancia alla chimica italiana, si riaggancia alla Montecatini, quindi a un nome come Fauser, si riaggancia al Montedison con il polipropilene, con un nome come premio Nobel Natta. Si riaggancia a Umberto Colombo, l'abbiamo già detto prima, che è stato il nostro presidente, e anche a un altro personaggio che comunque ha avuto una visione lungimirante, che è Raul Gardini, perché Raul Gardini è stato l'uomo che ha messo insieme l'idea di mettere insieme l'agroindustria e la chimica per creare una terza via di sviluppo. Quindi diciamo una storia che noi abbiamo alle spalle, che è importante, fatta di tanta conoscenza, poi di problematiche, di errori che nascono sempre da un utilizzo poco saggio delle tecnologie, mai dalle tecnologie, e quindi è una storia importante che abbiamo alle spalle. Quindi il nostro cambio di marchio non vuole rinnegare nulla di quello che abbiamo fatto, e non solo, ma diciamo rispecchia il nostro DNA, i nostri valori di sempre, ma è un'evoluzione nel tempo fino alla Nova Monte di oggi. Quando il marchio è nato, noi eravamo un centro di ricerca. Il marchio Mater B nasce con il payoff Living Chemistry for Quality of Life, chimica vivente per la qualità della vita, ma in realtà quando nasce il marchio il prodotto non esisteva, esisteva un esperimento. Oggi Novamont non è un centro di ricerca, è un'impresa, anzi è un gruppo di imprese, è una realtà che ha creato insieme ad altri partner dei casi studio di bioeconomia interessanti sui nostri territori italiani. Il Mater B è stato diciamo, la gamma di prodotti che ci ha permesso di realizzare sul territorio dei casi studio di bioeconomia, di economia diciamo di sistema, non solo, ma abbiamo lavorato anche a ripensare il concetto di prodotto, dobbiamo superare il concetto di prodotto per andare a utilizzare i prodotti per cambiare diciamo, il sistema intorno a noi, e quindi usare di meno, lavorare sul concetto di produzione e di conservazione invece che di dissipazione di scarto. Quindi diciamo la possibilità di mettere il limite in quello che facciamo sta anche nel fare in modo che i prodotti non siano messi sul mercato tanto per venderli, ma c'è bisogno di ripensare questi prodotti in modo tale che diventino opportunità per risolvere grandi problemi, il problema idrogeologico, il problema dell'inquinamento, dei siti deindustrializzati, i problemi dell'illegalità, cioè tutti i problemi che abbiamo possono diventare delle enormi opportunità di ridisegno del sistema, se mettiamo insieme le tecnologie che oggi ci sono in grandissima quantità, ma la storia ci insegna che queste tecnologie, non usate con saggezza in un'economia globale senza radici, ha prodotto diciamo dei fenomeni, dei terremoti ingestibili, delle tempeste globali ingestibili dal punto di vista finanziario, industriale e sociale. Quindi è fondamentale il radicamento nei territori, questo è il punto e l'elemento. Quindi la Novamont, che in questi anni ha fatto con i suoi partner grandi passi avanti, cioè pensate che al di là dei prodotti sviluppati, oggi gli investimenti in Italia nel campo di questi settori, anche grazie all'attività pionieristica di Novamont, ma insieme a partner che poi si sono aggiunti nella strada, sono circa 500 milioni di euro di investimenti in nuovi impianti, tre impianti i primi al mondo che stanno già lavorando, e uno che partirà il prossimo anno. Abbiamo 200 milioni di euro di investimenti in ricerca, abbiamo sviluppato una serie di attività in siti deindustrializzati, sono oggi sei siti in cui lavoriamo per una reindustrializzazione, abbiamo lavorato insieme al mondo agricolo, in particolare con Coldiretti da moltissimi anni, per ragionare intorno a questi sistemi e creare delle filiere integrate, locali, un lavoro pesante, difficile, ma che ha dato grandi possibilità dal punto di vista
dimostrato grandi possibilità dal punto di vista tecnico. Abbiamo ci siamo collegati con tutto il mondo a valle della trasformazione delle plastiche, in particolare in certi settori che in quel momento, che negli anni passati hanno subito anche grande aggressione dall'esterno, siamo riusciti a ripartire intorno al marchio Materbi con un gruppo di imprese che nella trasformazione delle plastiche oggi stanno crescendo in modo molto significativo, quindi a monte e a valle. Abbiamo lavorato col mondo dei rifiuti per creare una filiera virtuosa del compost ed oggi l'Italia, dopo tanti anni, è leader a livello europeo e mondiale con dei casi che sono di assoluta eccellenza. Quindi il compost, che è un elemento importantissimo per la fertilità dei suoli, non può essere, che viene dal rifiuto diciamo organico e quindi anche dal rifiuto alimentare, non può essere buttato via e scartato nella discarica, è una risorsa importante. Intorno a questo non c'è soltanto la possibilità di utilizzare questo prodotto per evitare la desertificazione dei suoli, ma per fare molto di più e per esempio ottenere biogas, per ottenere biochemicals, quindi anche nel rifiuto la possibilità di rivedere questi concetti con il rifiuto in una maniera completamente diversa e creare invece delle grandi opportunità. Ecco, il punto quindi importante è che in Italia, grazie alle attività pionieristiche prima di Novamont e poi di una serie di partner che si sono aggiunti, noi abbiamo una joint venture importante con Versalis, che a Porto Torres, che è sicuramente un'iniziativa di grandissimo interesse, che ha contaminato gli uni e gli altri e che ha cercato di, che si sta riinterpretando la chimica e portando anche la chimica italiana a riflettere ed essere protagonista anche a livello europeo, prendendo anche delle posizioni originali rispetto al sistema tradizionale precostituito. Quindi non solo, ma un'interlocuzione diversa tra industria e ambiente, perché comunque non è possibile fare cose, costruire nuovi progetti quando non c'è una profonda partecipazione ad un progetto. Quindi per costruire occorre lavorare insieme intorno a un progetto condiviso, altrimenti facciamo appunto un sistema calcistico in cui uno urla una cosa e l'altro un'altra, e due fazioni diverse che poi non progrediscono. Ecco, il momento è un momento estremamente importante, quello che noi stiamo vivendo, perché l'Italia nella bioeconomia, proprio per il lavoro che è stato fatto e per le radici che ha messo nel territorio e stiamo muovendo i passi in maniera molto positiva anche proprio nella interpretazione di cos'è la bioeconomia, in questo momento il mondo intorno a noi si sta evolvendo e sta discutendo intorno alle problematiche ambientali. Oggi io credo, a differenza di quello che ha detto prima Andrea Di Stefano, io credo invece che il mondo in questo momento sia molto, proprio attraverso le tempeste globali che abbiamo subito, io credo che ci sia invece una consapevolezza che le risorse naturali sono al centro, sono essenziali e sono per l'umanità, e che quindi e che ci sia una capacità dell'uomo di intaccare le risorse naturali in maniera drammatica. Quindi il fatto di dover vivere bene, imparare a vivere bene nei limiti della natura, delle risorse naturali, è un fatto che tutti quanti capiscono e tutto sommato lo vedono in modo positivo. Il problema è come fare a vivere nel limite, e vivere nel limite significa invece una sfida enorme sui nostri limiti, e il nostro limite maggiore è, a mio punto di vista, il fare le cose così come le abbiamo sempre fatte, quindi lo Stato costituito senza reinterpretare, avendo paura di guardare alle cose che stiamo facendo con occhi diversi. Invece questa è la sfida reale, perché senza questo, senza un nostro superamento della miopia che poi genera ignoranza, che poi genera arroganza, e divisione, ecco, senza questo superamento del nostro limite, di ognuno di noi, e quindi è un fatto culturale, è un salto culturale veramente prima ancora che industriale, sociale, economico, è un fatto culturale. E allora, tenendo conto che nel 2015 noi abbiamo degli appuntamenti fondamentali, abbiamo COP21 per esempio, COP21, il mondo si interrogerà intorno alla CO2, tagliare la CO2 in un modo o in un altro, ci sono tantissime tecnologie, ma questa deve essere un'occasione di ridisegno di sistema, e quindi altrimenti abbiamo perso una grande occasione. Quindi COP21 è un appuntamento fondamentale,
tutti i framework per l'ambiente, l'industria, per la strategia europea, per la ricerca, vanno dal 2014 al 2020, quindi c'è l'opportunità di una programmazione che è delle istituzioni, che è industriale e della ricerca, che potrebbero essere allineate intorno a determinati concetti. C'è la discussione del pacchetto Circular Economy, l'economia circolare a livello europeo, sempre nel 2015 partirà la presentazione di questa Circular Economy, e poi abbiamo il Green Act che in Italia sta andando avanti e potrebbe diventare una svolta importante per l'Italia, perché l'Italia ha in sé, nel mondo della chimica sicuramente, nel mondo della connessione delle bioraffinerie tra agricoltura, industria e ambiente, nel settore dei rifiuti, nel settore dell'energia, ha veramente delle potenzialità incredibili di innovazione. Allora, la grande sfida sta nel creare una cultura comune, creare dei ponti, delle interconnessioni e l'interdisciplinarità, facendo parlare mondi che normalmente non si sono parlati e sono andati avanti in maniera lineare. Questa è la grande sfida che noi abbiamo di fronte, e chiaramente per fare questo occorre che ognuno di noi esca dai propri egoismi, si allontani un po' dall'interesse del giorno e guardi invece, alzi gli occhi e guardi che il futuro di tutti noi è diverso dal fatto di potersi mangiare una torta che è sempre più piccola. Oggi dobbiamo fare in modo che questa torta cresca per tutti, e questo è veramente rivoluzionario. Io credo che dal esempi come quello del rifiuto organico, dove l'Italia e delle bioplastiche, che ha portato a lavorare insieme chimica e ambiente e istituzioni, e l'Italia a livello europeo ha portato a una direttiva europea in un settore dove appunto l'Italia all'inizio era in breach della legge europea. Ecco, dimostra come è possibile lavorare insieme e guardando avanti e cercando di creare cose innovative. Allora, i progetti, è molto importante, gli interlocutori che oggi noi abbiamo di fronte sono molto importanti, perché hanno lavorato in questi settori, si sono interrogati su questi argomenti e possono essere punti di partenza per una progettualità diffusa per lavorare insieme. E allora, per esempio, io parlo di quattro progetti e quattro iniziative che secondo me sarebbe estremamente importante lanciare e portare avanti. Innanzitutto, appunto, bioeconomia intesa come rigenerazione territoriale e declinata attraverso il concetto di regioni sostenibili, che è un concetto che già nei documenti del Bioeconomy Panel, e che quindi e non solo, ma l'Europa sta pensando come, diciamo, creare normative nel campo della bioeconomia proprio sulle regioni sostenibili. Allora, se l'Italia in modo volontario cerca di spingere in questa direzione per declinare appunto la regione sostenibile, che quindi va a riprendere i terreni abbandonati, va a riconsiderare i siti abbandonati, va a ripensare all'educazione in chiave ambientale, va a connettere l'energia con le produzioni e non l'energia da sola e le produzioni da sole. E diciamo che non solo, ma crea attraverso i cluster, qui menziono il cluster della chimica verde che è nato in Italia, che è un altro punto di aggregazione importante, in cui le regioni, tra l'altro alcune regioni stanno aderendo, 8 regioni, l'Umbria in questo momento è capofila, e sicuramente si può quindi ragionare e declinare questo concetto in maniera forte. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello delle bioraffinerie integrate con le filiere lunghe che arrivano fino alla parte agricola. Se è possibile riutilizzare terreni marginali non utilizzati, inquinati, e poter utilizzare colture che possono dare sì materie prime per la chimica, ma anche proteine per l'alimentazione animale, in un'Europa che importa l'80% di proteine, e invece non stiamo andando avanti, o stiamo andando avanti troppo lentamente in questa direzione, questo è un punto importante. Quindi le bioraffinerie integrate su cui stiamo lavorando possono allungarsi notevolmente e diventare catalizzatori di un processo che moltiplica le iniziative. Quindi questo è un altro punto importante. Il terzo progetto è quello di zero rifiuto organico a discarica. Se l'Italia, metà Italia, ha gli standard migliori a livello internazionale, se Milano è un campione
di raccolta differenziata e di qualità dell'organico ed è fa scuola a tutto il mondo, perché tutta l'Italia non può arrivare allo stesso livello, il che significa che le nostre imprese migliori, quelle che hanno saputo fare questo tipo di salto, potrebbero lavorare anche in quelle aree dell'Italia dove in realtà siamo invece terzo mondo, e potremmo diventare un esempio a livello europeo per il sud d'Europa, perché la Spagna è un disastro, il Portogallo è un disastro da questo punto di vista, quindi potremmo anche avere un'interlocuzione diversa con il nord Europa dal punto di vista di chi invece l'ambiente lo cura, lo guarda e ne fa iniziative nuove, e diventare una sfida anche per il nord Africa, che è anche da un punto di vista geopolitico è importante. Il quarto punto, il concetto di creare nuovo lavoro, il fatto di poter creare nuovo lavoro imparando anche noi, educando noi stessi e cercando di creare opportunità per i giovani e non giovani, il concetto dei green jobs. E qui direi che le iniziative che Fondazione Cariplo ha portato avanti nel tempo e sta portando avanti in questo momento anche in collaborazione con la Regione Lombardia, credo che siano veramente di ispirazione, e quindi poter incrociare i cluster chimica verde, quello che stanno facendo le fondazioni, le imprese di innovazione, per creare in tempi rapidi una rete di green jobs a livello italiano che faccia veramente cambiare il sistema e che può toccare imprese nel campo elettrico, e quindi creare competenze green jobs nella parte energetica, nella parte chimica, nella parte, e incrociare tutto questo attraverso le bioraffinerie, sono quattro progetti che potrebbero essere veramente dei punti forti di sviluppo. E possono creare delle opportunità, tra l'altro, per una serie di grandi marche italiane, e qui voglio citare la collaborazione che è nata tanti anni fa con Lavazza e che sta portando dei primi prodotti sul mercato. Ecco, lì il concetto di mettere insieme un'Italia che ha fatto il sistema delle raccolte differenziate, da una parte sviluppi di nuovi materiali, dall'altra un grande marchio, un grande nome nel campo del caffè, messi insieme si è creato un sistema che può fare la differenza. Ecco, la mia sollecitazione è: noi siamo qua, come imprese da soli non possiamo fare molto, abbiamo l'ambizione di mantenerci come promotore di cambiamento nel tempo, e quindi noi come Novamont siamo pronti a raccogliere tutte le sfide, e i partner intorno a noi credo possono fare altrettanto. Abbiamo bisogno di partnership, di creare veramente un progetto comune sulla bioeconomia che ci porti lontano e che porti l'Italia ad essere il leader che deve essere in un settore così importante, partendo dalla sua tradizione dei territori, che è così importante, e quindi insegnando agli altri il concetto di che cosa significa superare il limite di se stessi per stare nel limite delle risorse. Grazie.